La Prometeo Estra Rieti perde sul campo dell'Eurobasket Roma per 82-76 al termine di una partita molto combattuta. La squadra di coach Bonora riesce così ad interrompere la lunga striscia positiva di Rieti e con la contemporanea vittoria di Palestrina sulla Luis per 84-82 Rieti va a 4 punti dalla prima in classifica. L'assenza di Benedusi ha senz'altro pesato su questo risultato. Innanzitutto faccio i complimenti all'Eurobasket che ha meritato la vittoria in tutti i sensi, ha affermato il presidente della NPC Giuseppe Cattani. I componenti della nostra squadra invece devono capire che per vincere campionati non basta solo la tecnica, ci vuole qualcosa in più. Dobbiamo mettere quegli attributi che al momento latitano, almeno in alcuni elementi. Qui non è chiaro forse a tutti quello che è il nostro obiettivo quest'anno. Chi non ha compreso bene è libero di accomodarsi fuori. In questa società, concluso Cattani, siamo abituati a mantenere gli impegni presi e se i giocatori sono venuti per vincere il campionato, allora lo dimostrino. Una squadra vincente non può dipendere dalla mancanza di un giocatore, come non può dipendere da uno solo il destino della nostra squadra.